Ciao a tutti e benvenuti in questo breve video in cui andremo insieme a realizzare i laterali per completare il set borsa Audrey. Tutto quello che vi occorrerà sarà il set Audrey. Noi abbiamo scelto il colore terra d'ombra, disponibile anche nella versione blu. In abbinamento al nostro colore abbiamo scelto il tie skinny nella tonalità beige che andremo poi a lavorare con un uncinetto 2,5. Ora che abbiamo tutto l'occorrente, mettiamoci all'opera. In questo caso abbiamo scelto di lavorare nei fori dei semplici punti a maglia bassa. Il set presenta i fori sia lateralmente che sul lato superiore, quindi potrete scegliere se lavorare soltanto lungo i laterali e il fondo o proseguire anche in alto. È molto importante tenere conto del filato che si va ad utilizzare. In questo caso ne abbiamo lavorato due maglie basse nel foro e due di separazione. Questo perché il cordino utilizzato è lo skinny, quindi un cordino molto sottile. Utilizzando un cordino con uno spessore maggiore potrete quindi valutare se procedere con una o due maglie basse. Lo stesso vale per i punti di separazione: a seconda della grandezza del filato questi potrebbero variare. Avviare la lavorazione a maglia bassa all'interno del foro sarà semplicissimo: basterà portare il filo all'esterno in questo modo e ci agganciamo con una catenella. Rientriamo nel foro e creiamo una nuova catenella. Ed ecco qui. Ora faremo due catenelle di separazione. Ora che ci siamo avvicinati al secondo foro, rientriamo e ci uniamo con un'altra catenella. Continueremo così per tutti i fori. Durante questo passaggio ho continuato a tenere il filo dietro così che andasse all'interno delle maglie basse. Non dovrete così poi farlo passare successivamente, ma verrà nascosto in automatico all'interno della lavorazione. Una volta creato tutto il bordo, possiamo passare alla creazione dei nostri pannelli laterali. Siamo partiti dalla misura del fondo. Quindi, aiutandoci semplicemente con un metro da sarti, abbiamo misurato la misura del fondo che corrisponde a circa 9,5 cm. Questo perché dovremo tenere conto poi di dover agganciare il laterale alla struttura che abbiamo creato prima. Per quanto riguarda l'altezza del laterale che andremo a creare, per questo modello si è scelto di fermarci a 16 cm. Questo per far sì che il cinturino, che fa poi da chiusura alla borsa, restasse così in evidenza. Ovviamente potrete scegliere di proseguire fino a tutta l'altezza del set. Per i nostri laterali siamo partiti da una base di 22 catenelle per raggiungere i 9,5 cm. Anche in questo caso il tutto varia in base al cordino che voi avrete scelto ed andrete ad utilizzare. Con un cordino anche leggermente più grande, come ad esempio potrebbe essere il Sublime, il Sublime Lux, bisognerà sempre tenere conto della misura e adattare in questo modo il numero di catenelle, che sarà quindi un multiplo di 2. Alle 22 catenelle abbiamo poi aggiunto una catenella per alzarci, girare il lavoro e procedere con la seconda riga. In questo caso sono state create le prime tre righe a maglia bassa. Nella terza riga abbiamo invece lavorato a maglia alta e così per tutta l'altezza. Io ho già creato le mie prime due righe a maglia bassa che ora termineremo insieme. Alla fine della riga andremo a creare due catenelle e a girare il lavoro. Qui inizieremo quindi con la maglia alta. Thank you.
Quindi vi basterà procedere con tutte le righe alternando la maglia alta e la maglia bassa. Abbiamo scelto di creare due laterali dalla forma rettangolare senza applicare aumenti o diminuzioni andando verso l'alto, in quanto la borsa ha già una forma che va a restringersi e questo porterà poi il laterale a rientrare. Una volta terminata la lavorazione dei laterali, vi basterà applicarli alla lavorazione fatta direttamente sul set con degli aghi da lana. Come abbiamo visto, quindi in questo caso il cinturino resta visibile e il laterale va naturalmente verso l'interno. La lavorazione sul set che abbiamo poi proseguito quindi darà un senso di continuità, anche se il laterale terminerà più in basso. Arrivati a questo punto potrete anche valutare di applicare dei ponticelli e applicare una tracolla. Pensatela magari con una catena, l'effetto sarà molto chic ed elegante. Speriamo che questo breve video vi sia stato di aiuto e di ispirazione e non vediamo l'ora di scoprire tutte le vostre versioni personalizzate, quindi non dimenticate di condividerle con noi sul gruppo ufficiale Tessiland. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da non perdere nessuna novità e di seguirci anche su tutti i nostri social, quindi Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook e il nostro blog. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!